Lex, Miss Italia, edizione 2000, Paresti Amelio, e a confessarlo è proprio lei, le pagine del settimanale Viva e Donna. Francesca Pestasecca sono ormai diversi anni che subisce involontariamente l'effetto fisarmonica, ingrassando e dimagrendo senza alcuna motivazione apparente. E invece una motivazione c'è ed è anche di una certa entità. Ho finito la cura ormonale 7 mesi fa, ho diminuito il dosaggio pian piano, ma prima di ritrovare un equilibrio ci vorrà tempo. Il mio organismo deve ancora disintossicarsi, ci vuole pazienza, ma sono serena perché, per fortuna, adesso sto bene. La cura ormonale e la riduzione del seno. Una cura ormonale che l'aveva portata a ingrassare di circa 15 kg e, di conseguenza, a farle vivere un rapporto poco equilibrato con se stessa. Il mio metabolismo era sballato, non avevo più nemmeno il ciclo mestruale. Per fortuna sono guarita. Ora mi accetto e non voglio rincorrere a tutti i costi la perfezione. Sono una ragazza normale, non una top model, e la bellezza non è sinonimo di magrezza. Preferisco avere qualche chilo in più, ma stare bene con me stessa. Si è sottoposta così ad un intervento di riduzione del seno, che l'ha aiutata a ritrovare la serenità di guardarsi allo specchio, nonostante le normali imperfezioni che appartengono a tutte le donne. Dopo l'intervento vedo già i miglioramenti. Non ho stravolto il mio fisico, ho ridotto solo di una misura, ma è già abbastanza. Prima avevo i solchi del reggiseno sulla pelle, ne portavo 2 contenitivi, oppure indossavo la fascia. E iniziavo anche ad avere problemi di postura. L'allenamento fatto nella trasmissione Ball Landò con le stelle sembra averle restituito anche quella tonicità che, purtroppo, la cura ormonale le aveva sottratto. È vestita di giallo e sorridente Francesca Pestasecca, che sfoggia il suo sguardo più bello, specchio della forza interiore ritrovata. Chi se ne frega?